salva tutti. Adesso vediamo un'altra parte del tutorial su Optical Flares, sul blooming Optical Flares. In particolare vediamo una funzione molto molto carina che si fa vedere. Allora, creiamo un nuovo livello e mettiamo Optical Flares, opzioni, lasciamo questo preset che c'è già, che va benissimo. Clicchiamo su Global Parameters, che è il primo, e fra tutti i controlli, se andiamo in basso, vediamo che ce n'è uno che è Lens Texture. Lens Texture serve proprio per far vedere una texture quando si muove la luce. Per esempio, su Texture Image vado a mettere, per esempio, una fra queste qua, tipo Speck. E vediamo che attorno alla nostra luce si è formata come se la luce fosse di fronte a una finestra molto sporca. Questo è molto utile quando si vuole rendere la luce più reale con questi effetti. Qua sotto, una volta che abbiamo specificato la nostra texture, abbiamo i vari comandi. Per esempio, abbiamo Illumination Radius, che è l'illuminazione del raggio. Quindi più la abbassiamo, meno texture si vedrà. Falloff, che prende anche questo allo stesso principio di prima, cioè fa vedere quanto si vedrà di texture. Poi c'è ovviamente Blickness, che è il bagliore della texture, che si può aumentare e abbassare. Scale la scala, vedete che l'altro sarà bloccato. Se si toglie la spunta si potrà alzare, abbassare. Quello serve per tenere la dimensione dell'immagine regolare, non sformarla. Offense, come al solito, se si vuole spostare a sinistra o a destra o in alto, in basso. Vediamo che è proprio come un'immagine, infatti a un certo punto arriveremo a un bordo. E come per gli altri, come si può usare anche il custom layer, che vi ho fatto vedere come funziona. Chi non avesse visto, bisognerebbe mettere un nuovo livello con, per esempio, di un'immagine, andare su custom layers, custom layer 1, search layer, e mettere il livello della nostra immagine, e in questo modo, quando andremo su opzioni, poi avremo la nostra. Se clicchiamo su Custom Layer 1, come quello che abbiamo impostato, avremo la nostra cosa. Per questo è tutto, grazie mille. Arrivederci.